Gentile pubblico di Formula Passion, un saluto a tutti, io sono Carlo Platella e come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un like al canale e al video. Video con cui oggi entriamo nella seconda metà della classifica costruttori 2022. Dopo aver parlato di Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine e McLaren, oggi arriviamo a ripercorrere l'anno di Alfa Romeo, una scuderia che è vestito tanto per farsi trovare pronta a inizio stagione, costruendo poi il risultato finale proprio sui punti accumulati nella prima metà di campionato, perché la monoposto svizzera è una monoposto che sin da inizio stagione riesce ad attestarsi al peso minimo imposto dal regolamento, 798 kg, e questa leggerezza rispetto a una concorrenza che in molti casi è in eccesso anche di oltre 10 kg le conferisce un vantaggio tecnico importante che poi porta a dei risultati altrettanto di rilievo, recitando in diverse occasioni addirittura il ruolo di quarta forza. Insieme alla rigidezza, un altro pregio della monoposto di Inguil è quello del controllo del porpoising, ottenuto tramite un'aerodinamica studiata alla perfezione, ma anche attraverso un ottimo controllo della piattaforma per mezzo delle sospensioni. Quindi quella svizzera è una squadra che dimostra un'ottima capacità nell'approcciarsi ai nuovi regolamenti, ma pecca un po' nello sviluppo a stagione in corso, nel reagire alla crescita della concorrenza, un po' in opposizione a quella che è stata la stagione di McLaren o Aston Martin, ad esempio, due squadre che hanno faticato nella prima parte di stagione come conseguenza degli errori commessi in approccio ai nuovi regolamenti, dimostrando però poi grande capacità di reazione a stagione in corso. Alfa Romeo, che come AS è una squadra cliente Ferrari, squadra cliente che però riduce al minimo l'acquisto della meccanica da Maranello per due ragioni essenzialmente. La prima è che, come più volte sottolineato da Vasseur, acquistare un componente da Ferrari è economicamente più dispendioso rispetto che a farselo in casa. Quindi a Inwell si preferisce realizzare direttamente in sede, ad esempio, le sospensioni anteriori e posteriori, oltre che l'involucro esterno della scatola del cambio posteriore. Ma questa produzione interna di componenti meccanici favorisce anche la libertà progettuale della squadra. E lo vediamo ad esempio nella sospensione anteriore, che al pari di Red Bull presenta questa forte, questa spiccata inclinazione reciproca dei braccetti della sospensione. Una scelta che mira principalmente a condizionare i flussi in maniera migliore verso l'imbocco del canale Venturi all'ingresso del fondo, e che si potrebbe supporre serva anche a stabilizzare la monoposto in beccheggio nelle fasi di trazione e frenata, anche se poi, ponendo questo tema a Luca Furbatto di Aston Martin, a suo dire, questa geometria serve principalmente a condizionare appunto l'aerodinamica esterna e meno a stabilizzare il corpo auto. E vediamo ad esempio nel confronto con AS, che monta sospensioni Ferrari, quanto sia diversa e più estrema la geometria della sospensione anteriore, e ricorda molto quella di Red Bull. Al posteriore, invece, contrariamente al pull rod di Ferrari e AS, Alfa Romeo opta per il push rod. Vediamo addirittura il puntone quanto in alto si vada a infulcrare nella scatola del cambio posteriore, proprio al di sotto del terminale di scarico. Tutto questo per sposarsi meglio con la diversa forma della carrozzeria della monoposto di Inguil rispetto a quelle di Maranello. Forma della carrozzeria che si distingue per queste pance sollevate, quello che è stato comunemente ribattezzato doppio fondo, anche se in realtà il principio di funzionamento è abbastanza diverso, con questi radiatori rialzati che così consentono di scavare un canale nella parte inferiore con cui convogliare aria verso la zona di cambio e diffusore. E si nota in particolare come lungo il fondo sia presente una protuberanza, un rialzo che suggerisce che anche Alfa Romeo, al pari di Alpine e probabilmente di Red Bull, abbia collocato la struttura di impatto laterale all'abitacolo direttamente all'interno del fondo, integrandola nel canale Venturi per ridurne al minimo l'ingombro aerodinamico, così poter liberare spazio al di sotto della fiancata. Fiancata che però viene rivista già a partire dal Gran Premio dell'Emilia-Romagna a Imola, perché questo canale inferiore viene ostruito da una carrozzeria che adesso va a estendersi fino in basso, quasi come a voler deviare verso l'esterno parte dei flussi,
probabilmente per contrastare anche le turbolenze generate dalla ruota posteriore che impattano negativamente sul rendimento del diffusore. Questo è il principale aggiornamento che porta Alfa Romeo durante tutta la stagione, ma che, contrariamente ad Aston Martin, è l'unica che continua a mantenere questa configurazione di pance rialzate con questo canale scavato nella parte bassa. La carrozzeria viene rivista sempre nella prima metà di stagione al Gran Premio di Barcellona, ma si tratta di pochi affinamenti al cofano nella parte alta. E poi per gran parte di stagione gli aggiornamenti sulla monoposto di Inwil sono principalmente di dettaglio. Il principale sviluppo che arriva durante l'estate è quello di Budapest, dove debutta un nuovo fondo, rivisto sia lungo il bordo esterno, quindi andando a rivedere sia il sigillo aerodinamico del sottoscocca attraverso i vortici, sia il processo di estrazione laterale dal canale Venturi, ed è rivisto anche proprio nella forma del canale Venturi stesso, in particolare nella parte posteriore nel raccordo con il diffusore. Quindi questo è l'aggiornamento meno vistoso, ma probabilmente più importante di tutta la stagione di Alfa Romeo, perché si va ad intervenire sul fondo, sulla struttura del canale Venturi, che è il principale componente che genera carico su queste monoposto che sfruttano con più decisione l'effetto suolo rispetto alla generazione precedente. Il fondo viene infine aggiornato anche con il Gran Premio del Messico, o meglio, debutta ad Austin e poi arriva il secondo fondo sulla seconda monoposto in Messico. E in questo caso la modifica al canale Venturi interessa la sezione convergente nella parte più avanzata, dove si va a raccordare diversamente la paratia verticale esterna con il tetto. E da questa foto si può notare un'altra peculiarità della monoposto di Alfa Romeo, ossia che la griglia delle bandelle verticali all'ingresso del canale Venturi resta tutta confinata al di sotto del tetto. Abbiamo visto invece come su altre monoposto le stesse derive verticali in alcuni casi si estendano fino alto e comunque siano visibili dall'esterno. Invece qui Alfa Romeo sceglie di mantenere gli elementi più piccoli al di sotto del canale Venturi. Infine, un'altra grande area dove si concentrano le risorse di sviluppo di Alfa Romeo è quella dell'ala anteriore. Ala anteriore che, rispetto alla versione iniziale dei test di Barcellona, viene evoluta proprio con un primo aggiornamento in occasione del Gran Premio di Spagna, sempre a Barcellona. Qui il confronto è con l'ala anteriore di Monaco, comunque ad alto carico. E nel confronto con la specifica di Miami, in realtà bisogna anche considerare che a Miami si tende ad utilizzare alettoni a minor carico aerodinamico che rispetto che a Monte Carlo. Ma comunque si nota come vi sia una diversa gestione dell'effetto outwash con una diversa inclinazione dei flap superiori man mano che ci si avvicina verso la parte esterna, con un distacco più netto rispetto all'andamento che invece prosegue man mano verso il musetto. E la novità più importante per l'ala anteriore arriva invece a Suzuka, dove viene rivista l'ala anteriore nel suo complesso, si va a rivedere la forma del profilo principale, si va ad estendere la sezione regolabile, quindi si va a ridurre la distanza tra il profilo regolabile e l'attacco al musetto, e in generale viene proprio rivisto l'andamento dei vari flap, quindi si va anche a correggere sia l'effetto outwash che proprio la struttura dei flussi che poi vanno a investire il corpo out e si dirigono verso la sospensione e da lì al fondo. E l'ala anteriore che arriva a Suzuka debutta una o due gare prima del nuovo fondo di Austin e Messico. Quindi nuovamente si nota come Alfa Romeo abbia studiato un pacchetto di aggiornamenti nel suo insieme per le ultime gare di campionato, con le modifiche al fondo e all'ala anteriore sviluppate per cooperare tra di loro. Ed è proprio questo ultimo pacchetto di aggiornamenti significativi che permette ad Alfa Romeo di fare un passo in avanti nelle prestazioni, sufficiente da rientrare in zona punti in alcune tappe conclusive del mondiale, a conquistare quei pochissimi punti che poi valgono il sesto posto nel costruttori, perché ricordiamo, Alfa Romeo chiude a pari punti con Aston Martin, ma ottiene il sesto posto come conseguenza del miglior piazzamento ottenuto da Bottas nella gara di Imola.
E infine una caratteristica che vorrei sottolineare di Alfa Romeo è la rollover blade, ossia la struttura di antiribaltamento primaria a protezione del pilota, da non confondere con l'alo che invece nel regolamento è definita come struttura di ribaltamento secondaria. Mentre ad esempio Ferrari ha una struttura, una geometria triangolare, Alfa Romeo ripropone una soluzione sperimentata già nel 2019 con questa lama, questa soluzione a lama, che permette di risparmiare peso, soprattutto in un'area estremamente sensibile, perché la struttura di antiribaltamento è il punto più in alto in assoluto dell'intera monoposto. Quindi alleggerire questa struttura permette anche di abbassare il centro di gravità. Sfortunatamente per Alfa Romeo questa soluzione non sarà replicabile anche nel 2023, perché dopo l'incidente sofferto da Zhou a Silverstone, FIA ha messo mano ai regolamenti, ha irrobustito la struttura di impatto superiore, mettendo al bando proprio questa soluzione a lama, a cui quindi Alfa Romeo dovrà rinunciare dall'anno prossimo. E proprio sul 2023 e in generale sul futuro di Sauber rimangono diversi nodi da sciogliere. Tra l'altro è notizia recente di Andrea Seidel come nuovo CEO di Sauber, ma per quanto riguarda il 2023, guardando alla crescita espressa da McLaren, all'assestamento di Alpine e alla progressione di Aston Martin sia in pista sia con l'opera di rinforzo dell'infrastruttura e dell'organico a Silverstone, pare difficile che Sauber possa ripetere il sesto posto anche nel 2023, che ricordiamo tra l'altro il sesto posto rappresenta il miglior risultato degli ultimi 10 anni della scuderia di Newell. Altrettanto nebuloso è il futuro a lungo termine, perché sappiamo che nel 2026 arriverà Audi, ma resta da capire se Audi avrà intenzione di investire sulla squadra svizzera già dal prossimo futuro per rinforzare l'infrastruttura e l'organico, così poi da poter contare nel 2026 su una scuderia in grado di sfornare una monoposto vincente già dal primo anno, o se invece la casa dei quattro anelli preferirà iniziare gli investimenti da quando effettivamente avrà inizio il suo programma sportivo in Formula 1. Quindi questo è il più grande nodo da sciogliere nel futuro della squadra di Ingwil, nodo che io come sempre vi invito a seguire sui canali di Formula Passion insieme a qualsiasi altro tipo di approfondimento, e nel mentre vi do l'arrivederci al prossimo video. Ciao!